Sono qui stasera perché sostengo Emergency da anni, perché un'associazione di medici che si spendono per la vita altrui, per tutti i motivi per cui la gente poi ama questa associazione, ama Gino Strada e tutti i medici che fanno parte di Emergency, appunto, perché l'Emergency va sostenuta. Per quel che riguarda il manifesto sul mondo che vorremmo, posso soltanto sottolineare e approvare punto per punto quello che c'è scritto. La cosa triste è che siamo nel 2010 e non abbiamo ancora bisogno di scrivere cose di questo tipo. Cioè, mi sembra che il mondo stia andando indietro invece che andare avanti, perché qui una piccola oligarchia si sta spartendo le sorti del 90% della popolazione mondiale, e perché questa globalizzazione mi pare solo una globalizzazione di povertà. È solo questo che mi sembra che sia stato l'effetto della famosa e tanto agognata globalizzazione. Sì, fa riferimento al momento storico italiano, perché stiamo vivendo, a parer mio, il momento peggiore dal dopoguerra fino a oggi, perché il nostro paese non è mai caduto così in basso. Perché mettere le persone, gli esseri umani uni contro gli altri è un atto di terrorismo molto grave. Questo è il vero terrorismo. Si soffia sul fuoco della paura, che è secondo me anche legittima, perché è giusto che la gente abbia paura quando si incontrano altre culture, no? Altre lingue, altre religioni. È umano. Mettersi sulla difensiva, non c'è niente di cui vergognarsi. La vergogna è invece cavalcare queste paure per meri e meschini fini elettorali e mettere gli esseri umani uni contro gli altri. Questo è un atto di terrorismo tremendo. Questo poi si porta dietro un sacco di cose, che non è solo la paura del diverso dell'extracomunitario, ma la paura dell'omosessuale, la paura delle donne, la paura, tutte le categorie più deboli vengono risucchiate in questo vortice di violenza e di razzismo. Per cui c'è bisogno di sottolinearlo. Emergency ha questo coraggio. Emergency naturalmente viene visto male, no? Viene mal visto dal governo in carica, perché, e non solo da lui, insomma, perché Emergency apre le porte a tutti, senza distinzione di razza, di religione, di colore della pelle, fa fede al suo giuramento, i medici di Emergency fanno fede al giuramento, ed Emergency è un testimone scomodo. È un testimone scomodo perché sta sul campo, a volte dove il giornalismo non arriva, o dove anche se arriva, poi quando riporta le notizie a casa, in questo caso a casa nostra, vengono censurate. Qui Emergency è un testimone di quello che succede, dell'assurdità di queste guerre, della menzogna di queste guerre, che sono guerre economiche, spacciate per missioni di pace. Io non so come fa la gente ancora a credere a questa panzana della missione di pace. Io non mi capacito nel fatto che la gente non possa pensare che ci stanno prendendo in giro tutti quanti. Gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Italia, stanno tutti lì spartendosi la torta. E ognuno, l'Italia, poi nel suo piccolo mangia le briciole di quello che gli Stati Uniti gli lasciano. E noi paghiamo un prezzo così alto di vite umane. Di soldati che vanno lì a morire per nulla e soprattutto di vite umane delle popolazioni che per il 90% sono vittime civili e molto spesso bambini. Questa è una panzana enorme che ci vogliono far credere, ma mi sembra un insulto all'intelligenza. Ecco, io personalmente non ci credo. Con chiunque parlo, cerco di convincere la gente che queste sono missioni di guerra per
soprattutto perpetrate su popoli, tra virgolette, straccioni, perché in realtà, se vogliamo parlare di democrazia, allora dovremmo partire dalla Cina, ma non mi pare che in Cina ci vada qualcuno, a, no? E allora se la prendono con un'isoletta in mezzo al Pacifico, i Fidel Castro, se la prendono, vanno a bombardare l'Iraq, e sono in Afghanistan perché gli interessano gli oleodotti e le coltivazioni d'oppio. Diciamo la verità, diciamola tutta, perché sennò parliamo per metafore, invece è meglio dire le cose come stanno. Tant'è vero che non è stata toccata nessuna coltivazione, no? E allora lì c'è qualcosa di grosso sotto, che noi non possiamo capire, non possiamo arrivare, ma possiamo intuire. E possiamo intuire che questa barbarie va fermata.